L'autunno è ormai iniziato ed io voglio dare il mio contributo alla community di fragranze per dirvi quali sono le mie fragranze per l'autunno 2022. Premetto che queste fragranze non sono uscite nel 2022, ma vi parlerò delle fragranze che io quest'anno ho sentito e che personalmente consiglierei per l'autunno. Dico anche che questa non è una classifica, ma sono semplicemente dei profumi che mi sono venuti in mente, non sono molti, infatti sono solo 5 profumi analizzati nel dettaglio, mentre 2 profumi diciamo bonus perché appunto sono riguardanti un video che ho già fatto, poi vi dirò. Quindi l'ordine di queste fragranze sarà totalmente casuale. Come sapete, alcune fragranze invernali molte volte vanno bene anche per l'autunno e io sono d'accordo, però trovo che queste fragranze sono prettamente per l'autunno. Sono solo 5 più 2 appunto che non vi analizzerò perché l'ho già fatto, per non dilungarmi troppo e per non diciamo risultare troppo noioso. E perché tra tutte le fragranze che ho sentito, sì, ce n'erano altre autunnali perfette per l'autunno, però che io onestamente non consiglierei. Spero negli anni di sentire moltissime altre fragranze e di consigliarmene appunto altre. Di 2 di queste ho il campioncino, di 2 di queste ho le moillette, una l'ho sentita, me la sono spruzzata anche addosso, ma non l'ho qui presente, ma me la ricordo bene, infatti ho segnato anche degli appunti su questa, e le 2 bonus appunto ce le ho in campioncino, una ce l'ho e poi vedrete. Iniziamo subito il video, ripeto, non è una classifica, quindi non è un ordine, ma andiamo a caso come mi sono venute in mente. La prima fragranza di cui vi voglio parlare è Awake di Acro. Ragazzi, io ce l'ho in questa, in questo diciamo cono. Io vi devo dire una cosa, vi dico subito che questa fragranza del 2018 e il naso profumiere è nient'altro che Oliver Cresp, un grandissimo naso profumiere. Su Parfum, appunto, la community dice che la durata è di 7,5 su 10, mentre il sillage, ovvero la scia, la proiezione, è di 7,2 su 10. Io vi posso dire che questo cono, non so se effettivamente è grazie a questo cono che non so tiene molto bene i profumi. Comunque fatemelo sapere nei commenti se lo sapete. Io ho questo cono da 2-3 settimane e qua dentro io sento ancora benissimo la fragranza. Awake, come appunto dice lo stesso nome, è una fragranza al caffè. Infatti l'ispirazione per questo profumo è, penso, dei 2 creatori del marchio. Non lo so perché qui parla di 2 persone, quindi non voglio sbagliare. Acro non lo conosco benissimo. Ho sentito questo profumo e Ink, che non mi ha fatto tanto impazzire, devo andare a risentirlo. Quindi non so niente di Acro, chiedo scusa. Fatto sta che è ispirato alla prima volta che colui che penso abbia fondato il marchio si è appunto innamorato veramente del caffè. E questo è avvenuto, leggo dal sito, nel celebre Bluebells Café su Portobello Road, che io sono andato a cercarlo, è penso un bar, diciamo un punto di ristoro londinese. Qui viene l'ispirazione di questo profumo. Questo profumo, come stavo dicendo, ha solo 4 note, le leggo: caffè, cardamomo, vetiver e limone. È ovviamente un gourmand, è anche uno speziato caldo perché appunto il cardamomo si sente abbastanza e il tutto viene appunto reso un pochettino più terroso, ma neanche tanto, devo essere sincero, dal vetiver, e in apertura, appena spruzzato, si sente questo limone italiano che lo rende molto, diciamo, agrumato. Fatto sta che a lungo andare in dry down si sente solamente il caffè, o almeno questo è quello che percepisco io. Forse un pochettino sfumato di cardamomo, ma non così presente. Io sento molto molto il caffè, come se fosse proprio una tazza di caffè. Questa è l'ispirazione e questo è quello che rappresenta il profumo. Mi dà appunto una sensazione di avvolgere chi lo indossa, mi dà questa sensazione di calore, mi fa appunto sentire tranquillo al caldo, però mi dà anche una sensazione di lusso, una sensazione lussuosa, perché questo non è un caffè, un gourmand proprio sfacciato, così aggressivo. Questo è molto, non so perché, ma mi dà una sensazione di lusso. Quindi ragazzi, io vi consiglio Awake di Acro, ottimo profumo per le vostre giornate autunnali. Passiamo subito al prossimo profumo. La seconda fragranza di cui vi voglio parlare è Queer Curcuma di Affinescence. Penso si pronunci così, è una fragranza del 2017, il naso profumiere è Alexandra Carlin, che è anche il naso profumiere di diversi profumi di Amouage, soprattutto la versione femminile, di Diptyque e anche parecchi dell'Artisan Parfumeur. Comunque è un naso che io personalmente non conoscevo perché non ho sentito i profumi di Amouage, è abbastanza rinomato.
La durata di questo profumo è 7,9 sulla community di parfumo, mentre il sillage, ovvero appunto la scia, ve lo ripeto ogni volta per i novizi, per quelli che non lo sanno, comunque glielo dico, è di 7,4, quindi abbastanza contenuta. Questo cos'è? È un coiato. In questo video affronteremo diverse fragranze coiate, perché appunto è una delle mie note preferite, quindi chiedo scusa. Però questi sono i miei consigli, quindi chi viene dal mio canale appunto avrà i miei consigli, quello che io personalmente consiglio, anche se il primo era un gourmand che solitamente non mi fa impazzire. Comunque, vi leggo le note sono curcuma, latte macinato, mirra, sandalo, patchouli e cuoio, quindi non sono molte, queste sono quelle dichiarate. Su Fragrantica c'è anche annotato l'iris che però sul sito e su Parfumo non viene elencato, quindi probabilmente lo sentiranno qualche utente. Io personalmente si sente una cosa polverosa, ma neanche così presente, devo essere sincero. Non è questa la cosa principale del profumo. Infatti, le note che prediligono questo profumo sono assolutamente il cuoio e la curcuma, come dice il nome stesso. Questa però non è una fragranza animalica, una fragranza molto, diciamo, potente. Infatti, più che essere cuoiata, è una fragranza alla curcuma, speziata, calda. Infatti, questo cuoio non è, come stavo dicendo prima, animalico e aggressivo. Questo cuoio è molto addolcito. Io appena l'ho sentito, non sapevo le note, non me l'ero segnato questo profumo da sentire, ma gli ho chiesto al ragazzo un profumo al cuoio e mi ha fatto sentire quello. Era molto, molto addolcito. Questo cuoio non era sporco, non era animalico e io ho detto la curcuma comunque non dovrebbe renderlo dolce. Infatti non è la curcuma perché, come vi ho letto, il latte macinato dà questa sensazione di dolce che inizia in apertura e finisce in dry down. Questo profumo infatti è un cuoio ma addolcito, lattiginoso, speziato assolutamente ma non forte. Poi tutto questo è ancora arrotondato, ancora di più dal legno di sandalo che è presente. Infatti da quello che ho capito anche dal sito di Effinescence, che è un marchio che non conoscevo, questo diciamo twist tra curcuma e latte macinato vanno a ricreare il famosissimo Golden Milk. In realtà è una ricetta indiana che si chiama Turmeric Latte, che noi conosciamo come Golden Milk, che non sapevo che si facesse con la curcuma. Quindi questo cuoio non è il solito cuoio animalico, sporco che piace a me, ma è comunque una sfaccettatura diversa e interessante del cuoio, un cuoio più addolcito, più dolce, anche questo più lussuoso, mi fa molto venire in mente l'idea di lusso, non so come mai. E possiamo dire che aggiungo che è anche abbastanza un profumo sensuale, quindi se volete fare colpo io vi consiglio questo profumo, almeno per me, secondo me funziona, poi vedete voi, andate a sentirlo. Il prezzo è abbastanza alto per 100 ml, 265 euro per il 50, 165 e per il 15 ml, 89 euro. Mi sembra abbastanza caro, però devo essere sincero, non conoscevo il brand, ripeto, però forse un po' troppo. Però è buono, mi piace molto come profumo, andate a sentirlo e se fa il caso vostro assolutamente prendetelo. Questo era Queer Curcuma di Effinescence, passiamo subito al prossimo profumo. In questa selezione di profumi ho anche cercato di passare da un brand all'altro e non ripetermi, infatti di Naso Matte Orto Parisi, che sono i miei preferiti, dopo ne parlerò e non mi sono concentrato su di loro, avrei potuto anche fare solo un video sui loro autunnali, però non ho deciso di non farlo. Comunque, ora passiamo all'altro profumo che è Bengalud di Montale. È un profumo del 2019, la durata per la community è di 8,5, mentre il sillage è di 8,2. Questo profumo si fa sentire come quasi tutti gli altri Montale. Devo essere sincero, la gente non ne parla così tanto di questo profumo. Ce l'ho qua, l'ho spruzzato ieri ed ecco qua il campioncino che è quasi finito. Devo essere sincero, la gente non ne parla tanto di questo profumo e non ne capisco il perché. Probabilmente perché Montale ha una selezione davvero vasta. Ma per me che amo la pelle e anche abbastanza animalica, sporca, questo è perfetto. E se a voi piace questo tipo di profumo, ascoltate questa descrizione. Vi leggo le note sono in testa, bergamotto, arancia amara e oud. E note di cuore sono iris, gelsomino, rosa, cuoio e patchouli. Note di fondo, ambra, sandalo, legno di cedro, vetiver e muschio bianco. In apertura si sente questo cuoio molto agrumato, probabilmente dall'arancia amara. Il bergamotto lo fa, diciamo, rendere un pochettino più piccante.
piccantino, però secondo me si sente più l'arancia amara che appunto rende amaro il tutto. E insieme a questa arancia amara c'è appunto questo oud che rende il tutto più animalico. Dopo qualche minuto si inizia a sentire questa nota leggermente polverosa di iris, che però non è così tanto predominante, però comunque un pochettino si sente. Poi successivamente il fondo inizia a diventare un pochettino più dolce grazie all'ambra e il tutto più, diciamo, arrotondato e cremoso dal sandalo e dal legno di cedro. Questo, in parole povere, comunque è un coio molto sensuale, devo essere sincero, e nonostante gli agrumi appunto hanno questa particolarità di svanire molto facilmente, in questo profumo gli agrumi si sentono anche molto in dry down. Infatti questo cuoio è un cuoio assolutamente animalico, sporco, come piace a me, accompagnato all'oud, ma l'agrume si sente anche dopo tanto. Anche ora io sento questo cuoio abbastanza agrumato, ma rotondo. Andate a sentire anche questo, spero vi piaccia. Ora passiamo subito al prossimo profumo. Eccoci qua, siamo arrivati nell'ambito Naso Matto Orto Parisi. Allora, ora faccio la menzione dei due profumi bonus che ci sono in questo video. Non sono bonus, ma semplicemente ho già fatto la recensione. Infatti, i due profumi di Orto Parisi sono Stercus e Quorum, che vi consiglio per l'autunno. Potete trovare qua in alto, adesso ve lo metto nella scheda, il video degli Orto Parisi in cui appunto recensisco questi due profumi. Qua poi vi scrivo anche il minuto esatto in cui appare Stercus e in cui appare Quorum. E vi dico se era nel primo o nel secondo video. Comunque, tutto scritto qua di fianco. Quindi questo per quanto riguarda gli Orto Parisi. Per quanto riguarda invece il naso matto, signore e signori, abbiamo Baraonda. Baraonda è l'ultimo naso matto che ho sentito, mi mancava questo, l'avevo sentito un paio di volte sulla carta, sul fazzoletto, in realtà quello di naso matto, ma non capivo che cosa fosse, non si sentiva molto bene. Infatti vi consiglio Baraonda soprattutto di sentirlo sulla vostra pelle. Forse era perché avevo sentito moltissimi profumi, ma io non riuscivo ad identificare questo profumo su carta. Comunque, Baraonda, lo conoscete tutti, il naso matto è assolutamente un capolavoro. Il naso, appunto, ovviamente è Alessandro Gualtieri e l'anno di produzione del 2016. La durata di questo profumo è di 8,9 per la community, mentre il sillage è di 8,2. Come dice un ragazzo su TikTok, un signore su TikTok, il sillage non è così persistente, non è così scioso, ecco, è un pochettino più intimo, però comunque fa il suo lavoro, si sente moltissimo, quindi sicuramente la gente si accorgerà di voi. Questo, anche se non lo sapete, è un boozy, quindi la nota predominante qui è il whisky, è quella alcolica. Premetto che tutte le fragranze di Naso Matto e Orto Parisi non si sanno la piramide olfattiva, ma comunque io sento questo whisky, questa nota da boozy accompagnata e arrotondata da note legnose. E ovviamente queste note di whisky e di legni sono un misto perfetto, un connubio perfetto tra note sintetiche e note naturali che Alessandro Gualtieri mischia e miscela in modo perfetto e magistrale. Niente da dire, ragazzi, questo profumo appunto è un boozy legnoso, forse anche muschiato, perché probabilmente c'è qua dentro c'è del muschio, comunque c'è qualcosa che lo rende un pochettino talcato, effettivamente sì. Forse è anche presente la rosa, c'è scritto su Fragrantica, ed effettivamente posso dargli la ragione, la nota floreale si sente, probabilmente è appunto la rosa, noi ci fidiamo e si sente, però predominante, boozy, legnoso e anche diciamo muschiato. Io assolutamente ve lo consiglio come tutti gli altri Naso Matto. Andiamo subito all'ultimo profumo che ho scelto per voi. L'ultimo profumo che ho scelto per voi, signore e signori, è Terrible Teddy di Penaligons. Questo è davvero un capolavoro. Guardate già dalla boccetta quanto è bello. Solo per averlo da collezione è veramente una chicca artistica questo profumo. Il naso di questo profumo è Quentin Bish, è del 2019. La durata di questo profumo è di 7,9 su 10 per la community. Anche se io onestamente darei un pochettino meno, forse 7,5, perché appunto ce l'ho qua sulla moglietta. Ora è quasi andato via, comunque non dura moltissimo, infatti per questo è secondo me un profumo molto ma molto elegante. Comunque il sillage, la proiezione è di 7,2 su 10, per appunto ancora di più affermare questa tesi che vi ho appena detto. Comunque le note sono solo tre quelle dichiarate, la nota di testa è un incenso, la nota di cuore è il cuoio, mentre la nota di fondo è l'ambroxan. Infatti in apertura si sente subito questa nota fumosa, questa nota di incenso che rende il tutto appunto più scuro, più fumoso, però questo incenso, questo smoky, questo fumoso,
cremoso è subito accompagnato dal cuoio, ma la nota principale a mio parere è l'ambroxan nel fondo. Questo profumo sì è fumoso, sì è un pochettino cuoiato, neanche troppissimo, ma assolutamente è ambrato, sia per l'incenso perché appunto è una nota ambrata, ma a mio parere l'ambroxan si sente davvero tanto. Infatti sì, è animalico, è cuoiato, ripeto, è fumoso, ma c'è quella sorta di sensazione ambrata, quella sorta di dolcezza che l'ambra gli dà, che a mio parere è davvero elegante ed intimo. E dire ragazzi, Terrible Teddy è sicuramente non una fragranza da tutti i giorni, come in realtà tutte le altre che vi ho citato, ma è una fragranza da dosare quando metterla. Io vi consiglio magari di vaporizzarla abbastanza, verrete sicuramente riconosciuti, magari vi faranno anche dei complimenti perché è molto apprezzato questo profumo, ma appunto non passerete sicuramente inosservati. Per le situazioni eleganti d'autunno questo è perfetto. E poi guardate la boccetta, cioè è un'opera d'arte che va assolutamente tenuta in collezione. Purtroppo il prezzo di questo profumo è 240 euro per il 75 ml. Questo è l'unico formato disponibile. Da quello che ho visto non fanno neanche dei campioncini, e devo andare da 50 ml a chiederne uno, ma sul sito infatti non lo fanno, quindi non so se effettivamente potrà farmeli in negozio. Ragazzi, queste erano le mie proposte, non erano molte, ripeto, spero che comunque vi siano piaciute, andate a sentirle, fatemi sapere quali sono le vostre fragranze preferite per questo autunno, dandomi magari anche qualche consiglio. Ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, scrivetemi altri video che volete vedere, seguitemi su Instagram, TikTok, qualsiasi altra parte, tutti i link sono qua in descrizione, noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!